Ah, perfetto, meraviglioso. Può accomodarsi un triennio fuori, di formazione professionale che si è concluso insolitamente su un palcoscenico con lo spettacolo Instant Chaos, che ha avuto un grande successo al ridotto del Teatro Comunale dell'Aquila. Una sorta di tesi che i ragazzi del terzo anno dei Parrucchieri Academy di Alessandro Conversi hanno dovuto affrontare al termine del percorso intrapreso. Il tema, ovviamente, i capelli e le acconciature di scena. L'unione tra l'attualità e la modernità dell'Instagram, del Facebook e dei social a quello che era comunque i dei degli Olimpio. Per questo poi hanno scelto le varie risorse, tra queste con la grande collaborazione con la PHM Events, che ci ha dato una grande mano sulla realizzazione dello spettacolo, dove insieme abbiamo trovato tutte le risorse per poter poi realizzare un evento magnifico, e questa è una replica che è nata perché un'altra collaborazione è venuta fuori con un progetto Viva, che è un progetto molto importante. Sei monologhi affidati ad attori professionisti e amatoriali su temi di attualità e impatto, come la violenza sulle donne, l'omosessualità, i problemi sul posto di lavoro, con la regia di Alessandro Martorelli, le coreografie di Dance Academy di Assunta Mariani, le musiche dal vivo di Simone Cocciglia, Luca Biasini e Fabio Pasqua e la collaborazione di Chiara Masciovecchio e Diego Fiordigigli. Insta Chaos è un acronimo tra Instagram e Chaos, che è il dio Chaos, ovviamente il padre di tutti gli dèi. Hanno scelto loro il tema e hanno scelto loro i personaggi. Noi abbiamo poi sviluppato le storie insieme a loro, che sono delle storie, alcune amare, drammatiche, ma anche comiche, come abbiamo visto con Bacco o con Giove. Diciamo che non ci credeva, o meglio, ci speravamo, ma non credevamo di avere questo successo, ed è stato veramente bello conoscere anche tante altre persone, tante dinamiche che si sono incastrate veramente alla perfezione. Una collaborazione, direi, sorprendente, divinamente sorprendente a questo punto. Wow. Ciao! Allora, quella cosa? Tutto a posto? Ti faccio vedere. Guarda un po'. Guarda un po' chi si è fatta risentire. Sapevo sarebbe tornata. Uno spettacolo attento alle donne. Il ricavato, infatti, andrà in parte al progetto Viva, riservato alle pazienti oncologiche affinché possano ricevere trattamenti gratuiti per ridurre gli effetti sul corpo e sul volto determinati dai trattamenti di chemioterapia.